In questo video voglio parlarvi della storia di questa vasca e di come sono arrivato alla composizione finale e di tutte le vicissitudini che ci sono state. Allora, parliamo innanzitutto della tecnica di questa vasca. Questa vasca è un 90x45x45 in extra chiaro. La luce è una Twinstar S serie 3, quella con i braccetti regolabili, non mi ricordo bene la sigla adesso, dimmerata al 60%. Perché dimmerata al 60%? Perché inizialmente io, come un pazzo, avevo la lampada nuova, volevo spingere al massimo, l'ho impostata al 100%. I primi mesi sono stati un incubo vero e proprio perché avevo una crescita algale impazzita, io continuavo a cambiare l'acqua, continuavo a fare trattamenti eppure non riuscivo mai ad abbassare queste alghe, quindi ci sono riuscito abbassando questa luce e mi sento proprio di dire che solo un pazzo può tenere una Twinstar al 100%, perché a mio avviso è troppa l'energia luminosa che immette all'interno di una vasca, soprattutto come questa che non ha piante rapide. Se per esempio dovessi trasformare questa vasca in un olandese, probabilmente alzerei un po' di più il range luminoso, perché avrei delle piante che avranno bisogno di aspirare nutrienti e luce. Come filtro c'è un Oase Biomaster 600, in cui però ho sostituito le spugne con del Matrix. Allora, l'azienda produttrice, ossia l'Oase, sconsiglia di apporre modifiche al filtro, dicendo che il filtro è già performante così e che qualsiasi modifica potrebbe danneggiarlo. E ho ignorato questa cosa e ho caricato i Matrix. Perché? Forse una filosofia vecchia, forse non ho ancora trovato delle evidenze scientifiche che dimostrassero che questo sono meglio di quell'altro, quindi non ho voluto portarvi dei dati perché non sono ancora riuscito a trovare dei dati o comunque a fabbricare dei dati, ma comunque fatto sta che tutto il mondo utilizza materiale biologico come il Matrix e non ho voluto essere quello diverso, quindi ho continuato anch'io con il Matrix. C'è collegato poi una bombola da CO2 di 2 kg con l'impianto CO2 ART. Il diffusore è un diffusore inline sempre della CO2 ART che scioglie direttamente l'anidride carbonica della bombola all'interno del filtro. In questo modo abbiamo un risparmio della CO2 di circa il 20-30% e una diffusione maggiore della CO2 in tutta la vasca. Come supporto al filtro ho utilizzato una piccola pompa di movimento di quelle che vengono anche utilizzate per il marino, la Sicce 1000. Questo ulteriore movimento d'acqua aiuta e supporta il filtro nella circolazione dell'acqua all'interno dell'acquario, permettendomi quindi di sollevare sporcizie e cose del genere. C'è inoltre una pompa dosometrica che è collegata ad un piccolo serbatoio che contiene gluteraldeide che giornalmente immette gluteraldeide. Il protocollo di questo acquario di fertilizzazione è il protocollo Alxion, quindi all'interno ci sarà il fondo V1 che probabilmente riutilizzerò per i prossimi aquascape perché è eterno. E in più è utilizzato della sabbietta. Inizialmente avevo utilizzato della Colorado Sand della ADA, però mi hanno suggerito, vedendo anche la composizione, parlando un po' con tutti, di sbiancare un po' questa sabbia, quindi l'ho mescolata con un po' di JBL Sansibar River, che è molto più bianca, ottenendo questo colorino molto più chiaro. E sì, probabilmente chi mi ha dato questo suggerimento aveva ragione, perché lo stacco che dava era sicuramente maggiore, quindi riuscivamo a dare una sensazione diversa. All'interno ci sono circa una decina di caridine a mano e un branco abbastanza folto di Simulans. Completa il tutto un paio di platie di Siamensis, che sono ottimi mangiatori d'alghe e vanno proprio a cercare dove c'è lo sporco per andarselo a mangiare. Quindi per questa vasca qui ci sono questi esemplari, che però non sono fissi, ma sono prestito da vari negozi che ho qui attorno, che ormai mi conoscono fin troppo bene, quindi mi fanno volentieri dei favori come questo. Allora, in questa vasca io cambio un 20-25% ogni settimana e ogni 3 mesi faccio un ciclo di carbone attivo e un cambio un po' più sostanzioso del 50%. Ma parliamo adesso dei risultati.
Allora, questa vasca si è piazzata come numero 285 su un rank di oltre 2000 persone, quindi io mi aspettavo sinceramente di attestarmi sugli 800 e sono rimasto molto sorpreso da questo piazzamento qui. E probabilmente, non lo so, questa è una mia teoria, è stata un po' premiata l'idea un po' diversa, il concept un po' strano di questa vasca qui, e secondo me è stato questo che ha dato un po' la marcia in più. Era una vasca un po' strana rispetto alle solite che si vedono. E in Italia abbiamo avuto delle ottime vasche e quindi volevo fare dei miei sentiti complimenti alla lista delle persone che adesso vi leggerò. Quindi, ragazzi, il primo classificato italiano è Gianni Boggia con la posizione 59. I miei complimenti, quando ho visto la sua vasca io ero assolutamente estasiato, era un'opera pazzesca. I miei complimenti poi ad Alessandro Gigliotti con la posizione 127, secondo italiano. Ancora terzo classificato, non da meno, il mio amico Angelo Colombo con la posizione 179, la sua vasca, anche la sua estremamente, cioè tutte le vasche, ragazzi, sono state pazzesche quest'anno, sono davvero davvero belle. Poi ancora complimenti a Fabio Lorusso con la posizione 233. Poi arrivo io in quinta posizione italiana. Poi ancora congratulazioni a Claudio Sartor, posizione 296, a Joel Caronna, posizione 311, a Simone Comodi, posizione 373, ad Enrico Fortuna, posizione 374, e a Marco Bullo, posizione 454. Se avrò il loro permesso, metterò a fine video uno spezzone con tutte le vasche, le top 10 vasche italiane, in modo tale che riuscite anche voi a capire quello che significa portare avanti un aquascaping di un certo livello. Adesso, ragazzi, però volevo parlare un po' con voi dell'espressione creativa, del processo creativo dell'aquascaping. Allora, ci sono due filosofie che adesso stanno andando. C'è chi utilizza tonnellate di colla per costruire layout elaborati, che sono solitamente gli stili giungla, che soprattutto asiatici, la parte asiatica tende ad utilizzare molta più colla, a costruire stile presepe e dei diorami, delle proprie vere composizioni, e sono scultori in pratica. Noi italiani, o comunque europei in generale, abbiamo una filosofia un po' più naturale. Noi cerchiamo di cercare dalla natura il pezzo giusto e in base a quel pezzo poi costruire il resto. Allora, io personalmente, e mentre ero in giro a cercare l'idea di un aquascaping, mi sono imbattuto in un legno. Parliamo di questo legno qui. Quando io ho visto questo legno, io mi sono innamorato. Ho detto no, ok, questo è un legno che mi piace e ci posso costruire qualcosa attorno. E allora da quel legno lì è partito tutto il layout. Lo so che tanti non ragionano così, tanti magari fanno una foto e cercano di riprodurre quella foto. Per me ha funzionato così. Ho visto questo particolare oggetto e ho detto ok, no, voglio fare qualcosa con questo oggetto. E da lì poi è nata la vasca. E sono soddisfatto della vasca? Sni, adesso con il senno di poi mi sono reso conto di tanti errori che ho commesso a livello di composizione, a livello di profondità, a livello di altezza. Cioè, ci sono degli errori che sono dovuti sicuramente ad un'inesperienza, che però mi hanno permesso questi errori di imparare, in modo tale che la prossima vasca non commettiamo gli stessi errori. Sono molto comunque soddisfatto in generale della vasca. La cosa che però ci tenevo a dire è il processo creativo dell'aquascaping. Allora, c'è chi crede che una vasca d'aquascaping debba durare 6 mesi, un anno, il tempo di fare la foto, perché poi viene smantellata. Allora, virtualmente una vasca di aquascaping è eterna se noi diamo la giusta combinazione di manutenzione e di cambi d'acqua, la giusta manutenzione. È virtualmente eterna. Solo che gli aquascaper, soprattutto quelli che producono foto per contest fotografici, non hanno abbastanza spazio per mantenere tutte le vasche che hanno in casa. Quindi, secondo me, il processo creativo è creazione e distruzione. E infatti adesso provvederò a smontare questa vasca.
Allora, la vasca è da 2 settimane senza manutenzione e l'ho fatto apposta non aver fatto manutenzione per questo video, perché volevo farvi capire che l'aquascaping che vediamo nelle foto non è mai quello che rappresenta la realtà. Infatti le caridine continueranno a razzolare per cercare del cibo tra il fondo e continueranno a mescolarmi la sabbietta con il fondo. Cioè, ci saranno una vasca è perfetta solo il giorno delle foto, mai in tutto il resto del tempo. Ed è una cosa che a molti dà fastidio, però effettivamente così è natura. Ci sono organismi viventi all'interno che vanno a mangiare, che vanno a cercare, che giocano, che si riproducono, quindi è ovvio che la natura si scombini. Gli amanti dell'acquario naturale amano questo disordine, un aquascaper invece lo detesta. Sono filosofie, nessuno è sbagliato, nessuno è giusto. Per chi volesse vedere le vasche che hanno partecipato al contest quest'anno, vi lascio qui sotto il link al sito di LPC in modo tale da vedere anche i primi classificati, e sono davvero delle opere pazzesche. Bene ragazzi, io aspettavo un anno quasi per fare questo video qui, perché ci tenevo a rifare la vasca per sopperire gli errori che ho commesso durante la prima esperienza al PC. Io mi sento di incoraggiare ciascuno di voi a partecipare a questo contest per capire i propri errori e fare sempre degli aquascaping migliori. E ragazzi, io vi auguro davvero il meglio e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovo video. Ciao!